Lei scrive, è caso unico, forse unico nella storia, una parte perdente, sconfitta, ha scritto la storia. È così? Sì, noi abbiamo imparato tutti a scuola che la storia in genere l'hanno scritta i vincitori. Invece qui è capitato per la prima volta, ha ragione, probabilmente l'unica volta della storia in cui chi è stato sconfitto dalla storia, cioè i vinti della storia, cioè la sinistra comunista, tanto per intenderci, è vero, ha avuto modo di poter raccontare con il suo metro e i suoi ricordi manipolati e manomessi la storia di questi 28 anni. Lei ha intitolato questo libro Il grande inganno, l'ha già detto, è stato fatto dolosamente, cioè c'è stata una volontà precisa di raccontare la storia diversamente. Io faccio un esempio banale che tutti ricorderanno. Se vi ricordate, all'inizio degli anni 90, 93, 93, 94, è vero, in cui venne raccontato agli italiani una cosa falsa, naturalmente, che era in realtà la moltitudine di governi che caratterizzava la Prima Repubblica. Ma la verità qual è? È che negli ultimi 10 anni della Prima Repubblica, anni 80, noi abbiamo avuto 4 governi. Nei primi 10 anni della Seconda Repubblica, che doveva garantire stabilità ai governi, di governi ne abbiamo avuto 6. Ma dico di più, nei 28 anni della Seconda Repubblica i governi sono stati 16. Nella Seconda Repubblica ci sono state 7 volte i cambi di maggioranza. Nella Seconda Repubblica i partiti che sostenevano il governo, le maggioranze governative, le maggioranze parlamentari, erano sempre in minoranza nel paese, mentre invece nella prima chi era maggioranza in Parlamento era anche maggioranza nel paese. Lei ha citato la Democrazia Cristiana, anche la Democrazia Cristiana in quel periodo uscì sconfitta. Perché non è riuscita a raccontare la storia dal suo punto di vista? Perché in quel momento noi eravamo tutti, ma proprio tutti, sotto indagine, quindi eravamo poco credibili in quel momento. Ma la storia insegna qualcosa. Oggi cosa ci insegna? Oggi, proprio oggi. Oggi ci insegna una cosa, che se il Paese deve uscire e vuole uscire dalla crisi profonda in cui si trova, il sistema dei partiti deve diventare un altro, cioè i partiti devono riassumere, ciascuno per la propria parte, una cultura di riferimento, senza la quale il partito non è più tale, diventa un comitato elettorale. Una battuta velocissima, perché Paolo, Cirino e Pomicino, chi dei tre ha scritto quel libro? Un po' per ciascuno.